Benvenuti a Parla Ragazzi, anzi no, aspetta, ho sbagliato. E ciao a tutti amici, anzi no, potente a Parla Ragazzi, qua Max, oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un video veramente importante per me. Perché infatti il cerchio della vita si chiude. Cosa sto dicendo? Non lo so, perché infatti oggi sono qui a presentarvi il primo episodio della serie Pink Pale su, ditemelo voi, FIFA 15. Quindi cosa veramente importante, se possiamo così dire. Comunque, prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose. La prima è che, come vedete, vi sto imparando De Bruyne, giocatore non che costa un macello. Questo perché? Perché questi erano tutti i crediti che avevo fatto con la compravendita. Solamente dato che ho visto che in tre si cacavano il mio Road to 1 milione, come ho detto, e i crediti che abbiamo utilizziamo per fare Pink Pale. Quindi, in poche parole, vi spiego la situazione. Nel caso in cui io perda questo Pink Pale, perderò tutto ciò che ho fatto in un mese di compravendita, quindi è una cosa abbastanza tattica. E secondariamente volevo ricordare di passare da onefifa.com se ti interessa a comprare anche di FIFA. E quindi, ragazzi, detto, e mi raccomando, utilizzate il codice AXL come discount code. Detto questo, non mi sembra avere altre cose da dire. Magari, se potete, lasciate un bel mi piace. E poi vi chiedo un attimo scusa se magari questo video sarà veloce. Ma questo perché? Perché io sono già al 9.51. Devo studiare, fare la valigia, perché come ho già detto domani vado in ritiro. Questo video dunque lo vedrete durante la mia assenza, se possiamo così dire. Quindi magari se volete farmi una sorpresa lasciate un mi piace. Ecco, è quello che vi chiedo in cambio, se possiamo così dire. Comunque detto questo, non mi sembra altre cose da dire. Andrei a twittare su Facebook come vedete Pink Pale The Bring If Xbox One. Per partecipare dovete fare le solite cose, quindi aggiungermi e fare tutte le cose barlave, bla 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 bla. Io direi di andare ad accettare quello dopo Bob's Paradise. Andiamo a vedere quale sarà il nostro sfidante di oggi. Fraz83 che ci sta anche sentendo. Fraz, ci sei? Ragazzi, probabilmente metterò anche nelle regole di avere il Kinect acceso, perché con la nuova modalità, possiamo così dire, di invito di FIFA è un casino, perché bisogna aggiungere agli amici, poi bisogna fare troppe cose. E vabbè, non se lo mette, noi lo cambiamo, perché bisogna parlare, bisogna stare in contatto. Quindi, schiacciamo, vediamo. Ragazzi, primo Pink Pale e già altri problemi, perché infatti, diciamo, non riusciva, questo utente non riusciva a connettersi alla mia partita. E ragazzi, può sembrare una cosa stupida. Sto registrando da 19 minuti. E dopo 19 minuti finalmente sono riuscito a trovare uno sfidante che ha 100, che ha questa squadra. Vi elenco un attimo cosa è successo. Al primo non si connetteva. Il secondo non vedeva me nella sua lista amici e quindi non si riusciva a connettere. Il terzo non sapeva che tasto schiacciare. E il quarto finalmente è questo qua. Speriamo. Allora, adesso è già partito, quindi è una buona cosa. Speriamo appunto che tutto il resto vada bene. Comunque, cambiamo le impostazioni e iniziamo. Bello, bella, bravo, Pazzuari, la botta, e non c'è il gol, ho sbagliato, non mi sembrava gol. E lancio lungo per Alessandrini, che c'è? Alessandrini, la botta, palo, iniziamo bene. Bella, bravo, Alessandrini, buono, dai, calmi. Dai che questa lo metteremo nel tutorial delle punizioni, dai che lo vedo già là. Palo ancora. Opla, Malanda, parata ancora. No, mamma mia, questo intervento vale il giocatore. Questo intervento vale tutto il giocatore. Coleman e con i pied. Oddio, era ghiacciante. Controllo, ma ancora peggio di Alessandrini. Oddio, questa palla che ha preso, quanto vale, potrei farlo alla bastarda, non lo faccio. Dai, Dio santo, dovevo farlo alla bastarda, vedi? Bravo, così sei strabravo, non bravo. Oh, finally, 1-0! Ci portiamo in vantaggio al primo Pink Pale. E andiamo. Dai. Bravo il mio Destin. No. I'm so worried. Oh my god. Oh.
Madò, che cane! No, cioè, che cane, ci stava a passarla, però dopo quello che non ho passato io là mi sarei un po' arrabbiato. Tanto me lo fa gol prima o poi, non è vero? Perché magari noi la passiamo a lui! Grande, bellissima partita. Boom! Ed è ancora lì e firmiamo il 2-0! E c'è il gol! Pazzuai! Avevo pure portato la divisa per appunto recuperare, guardatela. Questa, ragazzi, d'ora in poi sarà la fascia del recupero. Ogni volta che dovremo recuperare la metteremo. È il simbolo della PC Mod. Magari non facciamoci fare... Oddio, l'ha presa neanche sul petto, nel cuore direttamente. Era così forte che l'ha trafitto. Col tacco calcio champagne. De Bruyne! E la chiude! 3-0! È fortissimo, ragazzi. Se avete i crediti, provatelo De Bruyne perché è una bestia. Ancora? De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! 4-0! E la chiudiamo! Chiusa! Clic, clic. Ed è finita, abbiamo vinto! Quindi ci teniamo il nostro De Bruyne. Se qualcuno si stesse chiedendo, meglio, si stava chiedendo come gliel'avrei appunto passato nel caso io avessi perso, l'avrei appunto venduto e i soldi guadagnati gli avrei dati, quindi in poche parole questa è la sostanza, diciamo. Comunque, ragazzi, detto questo, il video è terminato, spero vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per il ritorno di Pinquale e mi raccomando, aspettate lo squad build che uscirà o domenica o lunedì, che domenica solitamente c'è poca gente perché ho fatto un editing della Madonna, il bomber Rgasmic può affermarlo. Comunque, detto questo, dunque, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di passare dal secondo canale se non siete ancora passati e dalla pagina Facebook, e quindi detto questo, come ho già detto 3 volte ormai, io vi saluto e vi dico potenta, palla, e sempre al prossimo video, ciao a tutti!